Ciao gente, oggi per voi farò gli spaghetti con le vongole pevarasse. Cosa sono le pevarasse? Non sono altro che i lupini, che in base alla zona cambia il nome. Possono essere chiamate pevarasse, bevarasse, peperasse, comunemente chiamati comunque lupini, e sono della tipologia delle vongole. Un'altra cosa da sapere è che le vongole pevarasse vengono pescate in mare, quindi sono molto più pregiate, sono più sapide di gusto e soprattutto non contengono fango, perché essendo pescate in mare aperto si può trovare solamente della sabbia. Quindi basta solamente desabbiarle, queste qua sono già state desabbiate, ma in caso non fossero desabbiate basta metterle in un contenitore con dell'acqua e giusto un po' di sale per una mezz'oretta, un'oretta, fare magari anche due lavaggi e loro si spurgheranno dalla loro sabbia. Partiamo subito con l'aromatizzare l'olio. Infatti metterò su un contenitore dell'aglio schiacciato e giusto un goccino d'olio d'oliva. Infatti aprirò le vongole solamente con un goccio d'acqua. L'olio verrà utilizzato solamente per la mantecazione degli spaghetti. Così facendo gli spaghetti saranno molto più leggeri di grassi e le sostanze nutritive dell'olio non verranno rovinate. Padella sul fuoco, aggiungiamo le nostre vongole, mezza tazza d'acqua. A piacere potete aggiungere anche un goccio di vino bianco per dargli giusto una punta di acidità. E chiudiamo con il coperchio. Man mano che si aprono le togliamo dal fuoco. A questo punto avremo le vongole aperte da una parte e il liquido di cottura dall'altra. Il liquido lo filtriamo con un passino a maglia fine. Se rimane un po' di sporco lo tiriamo via. Il liquido lo rimettiamo all'interno della padella, bello pulito, e a piacere potete lasciarle tranquillamente così oppure le sgusciate a mano. Io farò metà e metà. Ed ecco pronto il nostro bel bottino. Procediamo con il tritare il prezzemolo. Ve lo ripeto e ve lo ricorderò sempre, gli gambi non vanno buttati via, li tritiamo finemente e daranno la croccantezza al piatto. Le foglie poi vanno tritate finemente. Sale sull'acqua bollente e giù i nostri spaghetti. 2 minuti prima che finiscano di cuocere gli spaghetti li tiriamo via dal fuoco e li mettiamo all'interno dell'acqua di cottura delle vongole. Ultimiamo la cottura. Una volta cotti gli spaghetti spegniamo il fuoco, aggiungiamo l'olio aromatizzato all'aglio e mantechiamo. Aggiungiamo anche le nostre vongole e un po' di prezzemolo. Senti che musichetta? Prendiamo un piatto e impiattiamo i nostri spaghetti. Mettiamo le vongole e tutta la loro cremetta. Un altro po' di prezzemolo fresco, macinate di pepe fresco. I nostri spaghetti alle vongole pevarasse sono pronti. Massa buoni!